Immaginate di svegliarvi un giorno e di scoprire che tutti gli orologi del mondo sono scomparsi e che nessuno sa più come costruirne di nuovi. Come misurereste il tempo? Come fareste a sapere che ore sono? Facile, con una meridiana. Non diversamente dagli altri popoli antichi, i romani usavano il movimento ciclico del sole nel cielo per misurare lo scorrere del tempo. Ma se è difficile tenere traccia del sole nel cielo, ben più semplice è sfruttare l'ombra da esso causata. Piantando un bastone, l'ognomone, nel terreno e tenendo traccia del percorso della sua ombra, si sta in effetti registrando per terra la posizione del sole nel cielo. Tanto più è alto il sole, tanto più corta sarà l'ombra dell'ognomone, e viceversa. Osserviamo il movimento dell'ombra dell'ognomone, segnando il suo percorso, che sarà una linea curva. Il giorno successivo l'ombra ripercorrerà sostanzialmente lo stesso percorso, ma dopo un po' di giorni ci accorgeremo che l'ombra si è spostata, allungandosi. A un certo punto, verso fine settembre, l'ombra dell'ognomone percorre una linea dritta. È l'equinozio di autunno, in cui dì e notte hanno la stessa durata. Col passare dei giorni, le ore di luce diminuiscono e l'allungamento dell'ombra continua, finché un giorno sembra fermarsi. Siamo a fine dicembre. È il solstizio d'inverno, in latino solstitium, letteralmente sole fermo, e la durata del dì è la minima dell'anno. In seguito le giornate tornano ad allungarsi e l'ombra dell'ognomone prende ad accorciarsi, fino a percorrere nuovamente una linea retta in un giorno di marzo in cui dì e notte hanno la stessa durata, equinozio di primavera. Le ore di luce continuano a crescere e l'accorciamento dell'ombra prosegue, finché un giorno sembra nuovamente fermarsi. È il solstizio d'estate, in cui la durata del dì è massima. Poi il ciclo riprende. Una volta tracciato il percorso dell'ombra del sole, come si fa a misurare il tempo? Si divide la figura ottenuta in 12 parti, corrispondenti alle 12 horae diurne romane. Il punto centrale corrisponde alla hora sexta, il mezzogiorno, via via le altre. Per sapere che ore sono, basta controllare in che settore cade l'ombra dell'ognomone. A ogni settore corrisponde infatti una ora differente. La meridiana che abbiamo appena costruito è quella su di un piano orizzontale, ma non è l'unica. C'erano meridiane piane verticali, a quarto di sfera, a semisfera e di molte altre forme. Tutte queste meridiane erano però fisse in un luogo e orientate in una certa direzione. Come facevano i romani a sapere l'ora se non c'era una meridiana fissa intorno a loro? Semplice, con una meridiana portatile. E se invece era notte, o si era all'interno di un edificio, o non c'era il sole, si utilizzava un orologio ad acqua.